Il film di cui tra poco, dopo la sigla, vi mandiamo il trailer, non ha vinto ieri a Cannes, anche perché non ci è andato, però è un film importante che ci permette di discutere di una questione importante. È un film che si intitola Sta per piovere, è di un regista italo-iracheno, Haider Rashid, e tratta una questione straordinariamente delicata. Noi abbiamo in Italia oltre 1 milione di minori, di origine straniera, di cui più della metà nati in Italia. Non hanno diritto di cittadinanza se non in modo complicato e dopo i 18 anni. Forse è il caso di parlarne, subito dopo la sigla. Buonasera. Ho 26 anni. Sono nata e cresciuta a Firenze. E da come parlo, dal mio accento, avrete capito che questa è la mia città. Quando avete fatto l'ultimo rinnovo del permesso di soggiorno? 2 anni fa. La crisi c'è, non ce la siamo inventata noi. 11 mesi che non si Qualsiasi riscuote, ragazzi. Datemi mezza lira per campare. Tra 4 giorni, io e la mia famiglia dobbiamo lasciare l'Italia e tornare in Algeria. Siamo stati espulsi. Respinti. E tornare è un termine che io non comprendo. Perché io in Algeria non ci sono mai stato. Se non ha un lavoro, non ha diritto al permesso di soggiorno. Non è possibile che ci chiedano di andare via. Questo è il nostro paese, cazzo. A quante cose dobbiamo ancora rinunciare? A quante possibilità? A quante prospettive? A quanti sogni? Noi, ragazzi della seconda generazione, italiani di seconda categoria, non italiani, siamo di colori, religioni, idee diverse, ma siamo tutti uniti in un profondo dolore perpetrato da azioni retrograde, razziste e ingiuste. Mi chiamo Said Mahran e sono italiano, come voi. Buongiorno e bentrovati a Brontolo. Allora, Italia loro, un passaporto ad altezza d'uomo, d'uomo non altissimo, tutto sommato queste nuove generazioni, ma insomma, ad altezza di persona. Ecco. Una piccola indicazione, un'istruzione per l'uso per stamattina.